Hola, buongiorno, come va? Sei al mare, con la pancia all'aria a prendere il sole? Oppure sei ancora rinchiuso in un ufficio? Qualunque sia la tua risposta, eccomi qui, pronto, prontissimo a romperti le scatole. Contento? Spero di sì. Allora, oggi vado a parlare di un altro broker. Anche questo molto vicino alle esigenze dei piccoli investitori come me, come posso essere io e tanti altri. Il broker in questione si chiama Trading 212 o 212. Questo sarà il secondo video di una serie di tre broker che faranno parte di una piccola analisi. Infatti, se ho realizzato in passato una recensione proprio su eToro, anzi eToro, che è quello che uso io al momento, oggi faccio questa recensione su Trading 212 e ne realizzerò un'altra su un'altra piattaforma, che non ti dico perché non voglio fare spoiler. Alla fine metterò in un unico video una bella comparazione su questi tre broker per noi poveretti, che sono appunto indirizzati a un investitore medio con pochi capitali. Stai già saltando di gioia sulla sedia, o sulla sdraio, dipende dove sei. Ovviamente, per correttezza, come sempre, io devo dirti che le mie recensioni non vengono pagate per quanto riguarda questi broker, ma che appunto ti dirò le mie sincere opinioni sui pro e sui contro, per cui non stai guardando un video sponsorizzato, anche se però qualcuno là fuori volesse offrirmi 2 o 3 milioni di euro per un video sponsorizzato, io ci sono. Comunque lo direi, alla fine sei tu che decidi dei tuoi soldi, non io. Vabbè, era questo il concetto. Ultima cosa, questo non è un consiglio finanziario perché io non sono un consulente in questo campo, ma ti sto solo dando alcune delle mie personali opinioni. Ciao, io sono Pasquale, come sempre questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria ed ogni tanto metto su anche un video su qualcosina di un po' più pratico, come questo video dove cerco di portarti le mie impressioni, le mie valutazioni sui vari metodi di investimento, come in questo video dove vado appunto a recensire e a farti anche vedere in maniera funzionale come si naviga su la piattaforma Broker Trading 212. E subito dopo, verso la fine del video, anche appunto ti faccio vedere come si utilizza, per cui non perderti tutto il video, guardalo tutto, mi raccomando, lascia un pollice in su per l'algoritmo di YouTube, perché c'è il rischio che anche lui sia già in vacanza e questa cosa non va bene. Parliamo prima di tutto delle piattaforme in termini generici. La sede di Trading 212 è a Londra e per cui nel Regno Unito, di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. A scanso di problematiche post-Brexit, oltre ad avere l'autorizzazione FCA del Regno Unito, ha anche l'autorizzazione del controllore bulgaro FSC, la dico in italiano perché non so come si dicono in bulgaro la lettera F, la S e la C, che le permette di poter essere presente anche in tutto il resto d'Europa, a cascata e per cui ha anche una piattaforma autorizzata in Italia. Piattaforma nata prevalentemente inizialmente come Forex e CFD, un po' come eToro ha fatto all'inizio, però anche lei adesso ha una serie di numerosi strumenti con sottostanti reali, in particolare, a differenza di eToro, ma poi lo vedremo, con ETF armonizzati e azionario. Ma ci andiamo a breve a rientrare nella piattaforma, prima però una serie di altre informazioni generali. Essendo un broker senza licenza bancaria, abbiamo la copertura massima ESMA europea per tutti i broker non bancari di 20.000 euro. I residenti del Regno Unito, e in questo caso mi riferisco a molta gente, beh, qualcuno che mi segue dal Regno Unito come Mauro Ciocchetti, ciao Mauro, che mi segue dal Regno Unito, hanno invece la protezione FCA che copre appunto fino a 85.000 pounds. Altra nota positiva, i clienti non professionali hanno la copertura del negative balance e per cui si può perdere al massimo il 100% del proprio capitale, ma mai di più, come può accadere con un broker dedicato, per esempio, ai clienti professionali e mi viene in mente Interactive Broker. Una sicurezza in più, alcuni punti negativi, come molti broker dedicati a una licenza, a un'utenza retail, sono la mancanza di una quotazione, ad esempio sul mercato azionario, e per cui il fatto che la gestione finanziaria non debba per forza essere così disponibile e così chiara come le aziende SPA quotate in borsa. E come menzionavo prima, non avendo una licenza bancaria, siamo coperti fino ai 20.000 euro e non fino ai 100.000 che ci danno gli istituti bancari. Passiamo invece alla parte informativa. Come tutti i broker retail, noto che molte spese non sono occultate, ma sono nascostine. Nel senso che alcune le scopri e va bene, no? Solo se vai a utilizzare la piattaforma. Ci sono, ma bisogna andarsela a cercare bene, non è che le nascondono per non farle vedere, ci sono da qualche parte. Così come fa eToro, tra l'altro. Vantaggio però anche qui che abbiamo il conto demo con 50.000 euro e tanti tutorial su come poter usare la piattaforma e anche dei mini corsi di base su alcuni aspetti dell'investimento. Niente di fantasmagorico, ma comunque secondo me di enorme utilità per i neofiti. Nel caso si abbia bisogno di un supporto,
Trading 212 può essere contattato sia telefonicamente che via email. È anche presente una chat che però sconsiglio in questi ultimi periodi pandemici, proprio perché data la problematica pandemica è piuttosto intasata e sono particolarmente lenti a rispondere, così come hanno tra l'altro tantissimi altri broker, fra cui De Giro, fra anche loro fra email e telefono. Per cui comunque non ne farei colpa di nessun broker. Una cosa molto interessante di questa piattaforma è il fatto che sono presenti due tipi di portafoglio, in modalità demo e anche in modalità reale, accessibili in qualunque momento, sono interscambiabili. Un portafoglio è totalmente in CFD, dove si possono andare a tradare indici, Forex, criptovalute e materie prime, ma anche ETF ed azionario in CFD, in cui non si voglia usare il sottostante reale. Questo conto è di colore celeste. Se si va invece nella sezione arancione di Trading 212 si trova Trading 212 Invest, in cui possiamo andare a investire invece su azioni ed ETF reali, sottostanti reali, cosa che devo dire, così come su eToro, qui si possono acquistare frazionamenti di azioni con un minimale di 50 euro. E questo è un altro lato positivo. Per la piattaforma invece, cosa possiamo tradare e in cosa possiamo investire? Qui troviamo alcuni aspetti negativi e alcuni positivi. E per questo magari mi faccio usare dalla mia tabella, vroom, magia, che vedete qui a schermo, che vedi qui a schermo, dai. Divisa fra il conto CFD e quello con i sottostanti reali. Come si può vedere, ci sono solo 7 mercati diversi da cui poter attingere. Attenzione però che essendo un broker retail, non tutte le aziende che sono presenti su questi mercati sono effettivamente tradabili. I mercati sono ovviamente i due americani più grossi, NYSE e Nasdaq, e poi abbiamo anche Amsterdam, Londra, Madrid, Zurigo e Francoforte. Questi sono gli unici 7 mercati, meno che sui toro in realtà, perché ne mancano parecchi rispetto ai toro, e in particolare per noi italiani manca anche il mercato italiano. Se fai trading su quello non va bene per te. Ma ci sono molti più ETF che sui toro e sono tutti armonizzati. Abbiamo anche ETF specifici, per esempio sui games o sulla robotica, roba non presente sui toro, a proposito Jesse se ti interessa. E chi fa trading su Forex, le coppie valutarie sono tantissime, si trovano anche quelle esotiche. Infatti la piattaforma era nata prevalentemente in passato per Forex e CFD e poi si è evoluta sotto altri aspetti. Nota da portare all'attenzione è per chi usa i CFD la leva è fissa e non è modificabile dall'utente. Questa, assieme alla marginazione richiesta, varia per tipologia di sottostante, per cui due ETF possono avere diversa leva e così via, o coppie valutarie possono avere diverse leve e così via, in maniera univoca del prodotto e per cui è impossibile fare un resoconto qui in questo video, ma la marginazione varia da un 0,1% fino a un 10%, una forchetta molto troppo ampia per darti dei dettagli precisi, ma ti lascio il link in descrizione diciamo, alla pagina web di Trading 212 in cui sono presenti le marginazioni e nel campo di ricerca puoi controllare per prodotto. Per quanto riguarda i prelievi dei depositi sono sempre gratuiti, via bonifico, richiedono qualche giorno in più in quanto devono essere processati manualmente o almeno è quello che dicono, mentre con altri metodi come i wallet, PayPal o carte sono immediati. Devo inoltre segnalare che le valute in cui si può aprire il conto sono 9, ma dipende dal paese di residenza. Per noi europei dovrebbero essere disponibili solo US dollar, Great British Pound e ovviamente euro. Ora andiamo sulla piattaforma e ti faccio vedere come si fanno i trading, ovviamente in demo. E parliamo anche di grafici e informazioni varie e news e tutto quello che è legato alla operatività della piattaforma. Prima di passare però volevo ricordarti che l'utilizzo di sottostante reale e per cui ETF e azionario non fatto in CFD è privo di commissioni e che ha degli spread molto bassi, molto più bassi di eToro costruiti nel sottostante. Per quanto riguarda invece i CFD sono leggermente più cari di eToro per quanto riguarda indice azionario, ma molto più bassi invece per quanto riguarda la gestione del Forex. Ovviamente era nato come Forex e quello forse era il suo mercato di riferimento all'epoca. Non c'è un costo di inattività e non esiste la funzione di copy trading o di social trading. Attenzione, qui ho detto una mezza inesattezza, nel senso è vero che non esiste la funzione di copy trading o di social trading, ma esiste una possibilità di copiare alcune strategie di alcuni utenti tramite un altro programma che si va a interallacciare a Trading 212, che sarà oggetto di un altro video successivo, ma che menzionerò durante la parte operativa che andiamo a vedere a breve. Ma sei lì per conto tuo e fai tutto da solo. Bene, andiamo al PC e ti faccio vedere anche il tutto. Anzi, oltre al PC, poi andiamo anche dal cellulare, così ti faccio vedere la loro app. Mi stai evolvendo, dai, eh? Andiamo, dai.
Eccoci sulla pagina principale di Trading 212. È una schermata molto user friendly. Tra l'altro ci sono dei pop-up che vengono qui sulla sinistra che ci avvisano di varie informazioni. In questo caso, siccome sto registrando questa parte domenica, sabato 18, mi dice che il trading è fine settimana, è tutto chiuso, anche se c'è una possibilità di simulare trading durante il fine settimana e questa si può attivare o disattivare dalle impostazioni. Roba interessante per chi vuole fare magari delle prove su come funziona la piattaforma anche nel weekend. Chiudiamo questo pop-up. Allora, qui in alto abbiamo la possibilità di passare dal conto CFD, quello blu, al conto Invest, che è quello arancione. In questo caso sono tutti e due conti completamente in demo. Io ancora non ho versato dei soldi su questa piattaforma, ma vorrei andare a versarli successivamente e poi magari ti andrò a spiegare anche perché. Comunque è una possibilità che ho in mente di fare, diciamo di orientare alcuni fondi su questa piattaforma per alcune tipologie di investimenti che ti vado a spiegare dopo. Comunque, sempre da questo menu si può andare a decidere di andare a variare, diciamo, tutto quello che è il nostro account. Qui abbiamo la storia, cioè sono tutte le operazioni aperte e chiuse. Ovviamente qui in demo abbiamo tutto, ordini, transazione e la possibilità di filtrare per date. Qui il rendimento totale delle mie transazioni. Yeah, che bello. Deposito 50.000 euro, non sono i miei. Poi su questa parte abbiamo tutto quello che ci viene riferito dell'azione che stiamo andando a controllare. Per esempio, se andiamo a digitare, per esempio, Apple, possiamo andare a tradare direttamente con un right click dal grafico, e per cui si apre la nostra finestra dettagliata. E qui, come dicevo prima, essendoci la possibilità di andare a fare trading su azioni frazionate, basta cliccare semplicemente quanto vogliamo investire in Apple e ci dice in realtà quante operazioni, anzi quante azioni andiamo a comprare, 0,2964. Se vogliamo aprire al mercato, se vogliamo aprire al limite, queste operazioni si possono fare solo a mercati aperti. Chiusura, per cui go to cancel o chiusura aggiornata, e poi abbiamo i vari stop o stop limit, che sono un po' tutte quelle operazioni che possiamo fare con i vari broker. Se ad esempio andiamo ad aprire un qualcos'altro, vediamo, anzi andiamo a vedere tutto quello che c'è. Azioni, ci viene data la possibilità di scegliere fra i più popolari, ci divide anche quelli fra dividendo, azioni in crescita, azioni ad elevata volatilità. Ah, perché qui ho lasciato scritto Apple, per questo non me le trova. Proviamo di nuovo, più popolari, azioni con alto dividendo, di crescita, ad elevata volatilità, a ridotta volatilità, speculative oppure sfoglia tutto. Abbiamo anche gli ETF, anche qui diversificati tra i popolari, azionari, fondi inversi, REITs, perché se dico REITs il mio amico Gianluca Ranieri Bandini mi dà le mazzate, commodity e al reddito fisso, per cui l'obbligazionario. Se andiamo indietro, e qui in alto possiamo passare all'account reale. Qui abbiamo la watchlist che possiamo andare a rimpolpare con altri titoli oppure crearne una nuova. Ad esempio, vogliamo creare la watchlist per le azioni americane. Possiamo cliccare qui in alto, dare un nome alla watchlist e poi andare ad aggiungere le azioni. Sul lato destro, qui abbiamo le informazioni sulle azioni che andiamo a cliccare. Ed è quella finestrella che dicevo prima, ci dà una serie di statistiche odierne, quanto è stato il cambiamento nell'arco di giornata, settimana e mese, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, per cui abbiamo anche un ampio spettro di valutazione, il prodotto e tutta una serie di informazioni che sono interessantissime. Possiamo settare un'allerta di prezzo qui in alto, per cui se vogliamo comprare o comunque vogliamo essere avvisati quando ad esempio Amazon aggiunge 1000 dollari, cosa che credo sia attualmente impossibile, possiamo farlo da qui. Dicevo, dal grafico possiamo fare diverse tipologie di operazioni, di trading e disegnare o impostare anche il grafico con determinati patterns, selettori di intervalli, periodi di analisi. Possiamo fare lo zoom sul grafico, zoom in e zoom out, scegliere il periodo di riferimento, scegliere la tipologia di grafico, ad esempio se andiamo ad analizzare le candele, e andare anche qui a selezionare le tipologie di cose che vogliamo vedere, i modelli, che però sono solo per chi è pro, e i vari oscillatori,
o i vari indicatori se vogliamo fare appunto un trading. Poi ritornando al menu qui sulla destra, possiamo andare a esplorare il grafico, per cui andare a fare delle variazioni direttamente da qui. Possiamo andare anche a vedere una serie di video tutorial che Trading 212 ci mette a disposizione. Abbiamo le analisi giornaliere e le news giornaliere per tutti i mercati che andiamo ad analizzare. Il calendario economico, che per oggi ovviamente non è 20, ma se andiamo a lunedì, ci vengono detti per tutti i mercati che vengono trattati su Trading 212 tutte le notizie interessanti. Qui non si possono, non vengono menzionati gli earnings, cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso. E qui invece abbiamo le notifiche di tutti gli ordini eseguiti o no. Se andiamo a vedere nell'account invece, a proposito, volevo andare a far vedere gli ETF perché ovviamente io parlavo del mio amico Jesse e qui abbiamo diverse tipologie di ETF. Per esempio abbiamo il robotico che so che a lui piace, se non sbaglio, no? Ecco, infatti, Automation and Robotics. E comunque ci sono degli ETF settoriali molto interessanti che secondo me vale la pena andare a guardare. Dicevo, se andiamo invece all'account CFD, qui invece possiamo andare a trattare Forex con delle coppie valutarie anche esotiche, indici in questo caso anche quello italiano c'è anche l'Eurostoxx. Mentre non c'è il mercato italiano, come ho detto nella parte iniziale del video, ci sono delle criptovalute, quelle più famose, azioni qui, la maggior parte di quelle americane, quelle inglesi, quelle svizzere, quasi tutte si possono tradare in CFD italiane, non ho controllato, ma possiamo andare a vedere. Sì, esatto, quelle italiane in CFD qualcuna si può andare a tradare. Banca Generale, sì, ci sono, per cui in CFD quelle italiane si possono andare a fare. E, dicevamo, poi qui possiamo trovare anche il sistema mette in evidenza le migliori e le peggiori performance della settimana precedente. Novità, per cui aziende che sono state appena aggiunte a Trading 212, qui abbiamo la Nikola Corporation, la Ideanomics, Genius Brands, gli ETF che possono essere tradati anche in CFD, e li troviamo qui. E anche una sezione dedicata alla cannabis, per cui Aurora Cannabis, Canopy Growth e tutte quelle azioni che sono, anzi quei CFD che sono dedicate al mercato della cannabis. Dicevo che qui si può fare copy trading, ma non è copy trading, è copy qualcos'altro. Ci viene data la possibilità di copiare delle strategie di altri trader tramite un'altra app, un altro programma che si interfaccia con Trading 212 che si trova qui perché l'ho installata ed è ProQuant. Praticamente con ProQuant si va tutto a selezionare e a settare tramite telefonino e poi quando andiamo a vedere l'operatività da telefonino ti faccio vedere. Però farò un video dedicato a ProQuant perché mi sembra un'app molto interessante. Praticamente tu puoi andare a vedere tutte le varie strategie che i trader hanno su quella piattaforma e tramite l'API key che ti viene data qui di volta in volta andare a selezionare quale è le strategie che si vogliono andare a copiare. Infatti se vado nella mia cronologia delle notifiche posso andare a vedere qui tutte queste trading con API sono quelle che ho fatto in prova con ProQuant. Dall'altro se andiamo qui e andiamo in rapporti dovrebbe esserci. Esatto, tutte quelle operazioni che sono state aperte e chiuse e devo essere sincero, tutte le operazioni che sto facendo in API tramite copia di altre strategie sono andate in profitto fino adesso. Le uniche che sono andate in perdita sono le mie, ma io lo sto facendo su il QQQQ che ovviamente è legato al Nasdaq 100 e le oscillazioni sono un po' più particolari in quel caso. Bene, non volevo fare, diciamo, un tutorial, volevo semplicemente illustrare la piattaforma. Adesso andiamo a telefonino e ti faccio vedere anche come funziona l'app a telefonino. Allora, eccoci qui sulla app di Trading 212. Qui, come prima battuta, ci viene dato la chiusura che ho fatto praticamente sulla parte del sito web, che era quella su trading del settore delle cannabis. Per cui è molto semplice, mi ha portato semplicemente sull'ultima pagina che ho visitato in web. Possiamo scorrere da destra a sinistra con le mani,
e col dito, anzi no, con le mani, perché non è che sono, chissà che cavolo ci vuole, per andare, diciamo, a vedere tutte quante quelle che sono le possibilità di trading sulla piattaforma e andare direttamente a scorrere appunto sulle varie transazioni che si vogliono avere. E anche qui, cliccando su in alto, senza necessità di scorrere, si può andare direttamente a selezionare qualcosa. Adesso, per fare una prova di trading, visto che nel fine settimana il mercato delle cripto è aperto, seleziono sulle criptovalute e vado su Bitcoin. Se si clicca direttamente sulla cifra, per esempio se io clicco su compra, lui in automatico ha comprato un tot di Bitcoin, che è quello che è riportato in basso, 5. E questo è parecchio dispendioso, per cui adesso vado nelle mie posizioni aperte e la chiudo, confermando chiusura. Se invece voglio fare un'operazione particolare, clicco qui, dove c'è il segno più, e in automatico io posso andare a selezionare quanti Bitcoin voglio comprare. Per cui, cliccando qui, posso ad esempio selezionare che voglio comprare 0.2 Bitcoin e mi dice quanto è il margine richiesto. Poi posso selezionare il mio take profit, il mio stop loss, e posso anche andare a selezionare un dettaglio dell'ordine che mi viene detto qui in basso, e mi viene detto qual è il margine richiesto e lo swap. Però questo è un ordine a mercato. Se voglio fare invece un ordine limite, vado a cliccare qui e seleziono il prezzo al quale voglio andare ad acquistare Bitcoin. E in questo caso, per esempio, potrei voler selezionare 9050 e andare a selezionare anche qui il take profit e lo stop loss. E in quel caso selezionare compra e mi viene portato praticamente negli ordini pendenti. Ok, io voglio cancellare, clicco qui, cancello, molto semplice. Se vado a cliccare qui in basso invece, vado a cliccare su tutte le operazioni che sono aperte in questo momento, un po' diciamo quello che sono la mia operatività, e qui invece gli ordini pendenti, al momento non ne ho. Se vado nella funzione cerca, posso andare a selezionare gli strumenti che voglio andare a tradare, sia tramite i vari menu, oppure cercando lo strumento direttamente qui. Ad esempio, se voglio cercare il QQQ, lo seleziono qui. E tra l'altro da qui c'è un segno più, posso aggiungere ad esempio alla mia lista dei preferiti. Qui ho sia il QQQ normale che il TQQ, che è quello che utilizzo anche in eToro, che è quello con la leva 3, e anche quello SQQQ, che invece è con la leva 3 short, per cui bisogna stare attenti a quello che si seleziona. Qui in basso poi posso andare a selezionare il menu generale, in cui posso andare a vedere tutte quelle le operazioni che abbiamo visto a web. Se voglio passare invece alla parte di investimento, posso andare sia qui alla sezione invest tramite il menu, oppure da qui in alto, se sono sulla home, selezionare il pallino e mi compare questa schermata a scomparsa. Qui, anche qui, l'ultima schermata che avevo aperto era quella degli ETF, per cui basta semplicemente andare a scorrere in questo modo per andare a vedere tutte quante le operazioni che posso andare ad aprire. Anche qui abbiamo il grafico del mio portafoglio. In questo momento in demo queste due operazioni aperte. Abbiamo anche un grafico di quello che è il rendimento, quello che è il margine occupato da queste due operazioni. Anche qui posso andare a fare la ricerca di azioni ed ETF, o posso andare a selezionare direttamente qui. Qui gli ETF sono tutti armonizzati, non ci sono ETF non armonizzati come sui toro. E ad esempio, se voglio cercare un momentum, ne ho tre: World Momentum, Europe Momentum e USA Momentum. Per cui posso anche andare a selezionare qui il mio ETF che viene quotato in dollari, decidere di comprare e decidere quanto ne voglio comprare. Anche qui, cliccando sul menu principale, posso andare a decidere di andare a guardare le informazioni che sono riportate anche sul sito web, o passare all'account reale, dove in realtà c'è zero, però ci entrerò a breve. Perché dicevo che andrò a utilizzare molto probabilmente questo broker? Perché alcuni ETF sono molto interessanti qui, e potrei pensare di fare un piano di accumulo con ETF qui, e per cui fare la mia strategia, un'altra strategia passiva qui con ETF armonizzati che non sono presenti sui toro, e parlo ad esempio di ETF tipo di molto settoriali come robotica, ho visto prima, ma anche altri che sto valutando ma che non voglio dire adesso per non spoilerare, e tenere il mio portafoglio sui toro appunto per il copy trading.
Ricordo che andrò a fare anche un video relativo su ProQuant in futuro per spiegare un attimino come funziona, come si vanno a creare le strategie personalmente, come si può monetizzare ProQuant e anche come copiare le strategie. Ma questo è solo qualcosa per un altro video. Bene, eccoci arrivati alla fine di questo video e anche di questa recensione di Trading 212. Spero che la condivisione sia stata di tuo particolare interesse. Se così fosse, ti chiedo la cortesia di lasciarmi le tue impressioni nei commenti qui sotto per aprire una discussione in merito. Inoltre, ricordo che se il video ti è piaciuto, potresti anche in qualsiasi momento della tua giornata distruggere il pollice in su, perché YouTube è in vacanza, iscriviti al canale, cliccare la campanella delle notifiche e anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, mi sono finite le dita dalle mani, non sapevo cosa aggiungere. Ciao!